Cortana, devo solo sapere se li abbiamo persi. La risposta la conosciamo entrambi, no? Abbiamo fatto un salto nel buio. Come sono? Arrivati qui per primi. Le navi dei Covenant sono più veloci. Ci hanno seguito da Reach perché alla velocità della luce le mie manovre erano limitate. Viaggiavamo a emissioni zero, no? Solo prima di rallentare. Poi chiunque avrebbe notato la nostra scia nel subspazio. Ci aspettavano dall'altra parte del pianeta. Allora, qual è la situazione? I nostri caccia stanno terminando l'ultima ricognizione, niente di serio. Ma ho individuato segni di avvicinamento di diversi gruppi da battaglia classe CCS. 3 grandi navi per ogni gruppo. E tra circa 90 secondi li avremo addosso. Allora ci siamo. Riporta la nave al livello di allarme Alfa. Tutti al posto di combattimento. Tutti, signore? Tutti. E Cortana? Accogliamo i nostri vecchi amici come si deve. Ho già cominciato. Attenzione a tutto il personale combattente, tutti al posto di combattimento. Quinto plotone, chiudere rampe su ponte 11. 14° plotone e 22° tattico alla paratia Charlie 14. Avete sentito la signora? Datevi da fare! Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione. Uomini, tenete gli occhi aperti e le dita sul grilletto e torneremo a casa interi! Giusto, Marines? Signore, sì, signore! Certo che ho ragione. Muoversi a passo di corsa! Attenzione a tutto il personale. Torniamo all'attacco. Contatto esterno e interno imminente. A tutte le reclute che volevano vedere gli alleati da vicino, oggi è il vostro giorno fortunato! Wow! Bene, scongeliamolo. Ok, sistemi di basso livello attivati. Apertura involucro fra 30 secondi. Rimozione perni, 5 secondi. Capitano Keyes. Che piacere vederti. Le cose non vanno bene. Cortana ha fatto del suo meglio, ma non potevamo farcela. Una dozzina di super corazzate dei Covenant contro un solo incrociatore. In queste condizioni mi bastano 3. Facciamo 4 vittime. Dormito bene? Sì, alla faccia di come guidi. Ti sono mancata? Rapporto. Deve essere stato uno dei loro gruppi d'assalto. Direi una carica antimateria. Signora, il controllo di tiro del cannone è disattivato! Capitano, il cannone era l'ultima arma offensiva. Va bene. Sto iniziando il protocollo Cole, articolo 2. Abbandoniamo l'Autumn. Vale anche per te, Cortana. E lei cosa farà? Andrà giù con la nave? In un certo senso. Voglio atterrare con l'Autumn sull'oggetto che abbiamo trovato. Con tutto il dovuto rispetto, non servono altre morti eroiche. Apprezzo il tuo interesse, Cortana, ma non dipende da me. Il protocollo è chiaro. La distruzione o la cattura di un'intelligenza artificiale di una corazzata è inaccettabile, e ciò significa che devi lasciare la nave. Seleziona delle aree di atterraggio d'emergenza, caricale sul mio laccio neurale e preparati un trasferimento poco piacevole. Sì, signore. E qui entri in gioco tu. Fa uscire Cortana da questa nave e proteggila dal nemico. Se la catturano, sapranno tutto. Spiegamento delle forze, ricerche sugli armamenti. Terra. Capisco. La Autumn eseguirà manovre evasive finché non inizierà la fase d'atterraggio. So che non mi darà ascolto, ma lascerei gestire la manovra finale alle mie subroutine. Ottimo lavoro, Cortana. Grazie. Sei pronta? Proceda.
Ti auguro buona fortuna. La tua struttura non è molto diversa da quella della Autumn. Non farti strane idee. Oh no! Oh no! Ah! È il momento ideale per andarsene. Andiamocene. Sì, signore. Ci siamo staccati. Distanza minima di sicurezza. Ce la faremo, vero? Non voglio morire qua giù. Guardate! Che cos'è quello, tenente? Che ne so, ma ci stiamo atterrando sopra. L'Autumn è stata colpita! Lo sapevo. La Autumn sta accelerando. Keys, vai in manuale. Attenti tutti, ci siamo. Tra 5 secondi entriamo nell'atmosfera dell'anello. Sicuro che non preferisci sederti? Andrà tutto bene. Se avessi ancora le dita, le terrei incrociate. Mi senti? Finalmente! La nave 6 in aria. L'esercito mi ha dato un fucile e non le ali. C'è un ascensore gravitazionale che usano per truppe e rifornimenti. È quello il nostro biglietto d'ingresso. Venire qui è stata un'imprudenza. Voi due dovreste saperlo e... grazie. Marines, caricate le vostre armi, pronti a muoversi. Ok, sì, signore. Mentre ci tenevano prigionieri ho sentito le guardie discutere del mondo fatto ad anello. Lo chiamano Halo, l'aureola. Un momento, signore. Siamo collegati alla loro rete. In base ai dati presenti nella rete, l'anello ha un profondo significato religioso. Se capisco bene, credono che Halo sia una specie di arma dotata di un potere inimmaginabile. Allora è vero. I Covenant dicevano che chi riesce a controllare Halo controllerà il destino dell'universo. Ora capisco. Ho intercettato dei messaggi relativi a una squadra dei Covenant alla ricerca di una sala controllo. Pensavo cercassero il ponte comando di un incrociatore che ho danneggiato durante la battaglia. Ma evidentemente cercavano la sala controllo di Halo. Pessima notizia. Se Halo è un'arma e i Covenant riescono ad averne il controllo, la useranno contro di noi e spazzeranno via la razza umana. Capo, Cortana, ho una nuova missione per voi.
Dobbiamo trovare la sala controllo di Halo prima di loro. Maris, muoviamoci! Sì, signore! Ok, signore! Capo, a te il comando. Tutti pronti, saliamo a bordo! Datemi un minuto per interfacciarmi ai controlli della nave. Ah, non serve. Questo piccione lo prendo da solo. Capitano, gli Hunter! Aspettate! Bel colpo, signore! È l'ora della rivincita.